Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. La storia di Sixto Rodriguez è una di quelle che deve assolutamente essere raccontata, non solo per la splendida musica che ci ha lasciato in eredità, ma soprattutto per l'uomo che si celava dietro il musicista. Prima di cominciare, ti invito a lasciare un like. Per te è gratis e per me è un giusto riconoscimento. Se avrai piacere, ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare le notifiche tramite la campanellina. Grazie. All'inizio degli anni 50, a Detroit, città in cui stava fiorendo la grande industria automobilistica americana, molti immigrati messicani cercarono fortuna nella capitale del Michigan, tra i quali la famiglia Rodriguez. Uno dei figli, Sixto, fin da ragazzino si abituò al lavoro duro della fabbrica, ma al contempo sviluppò una naturale propensione per la musica, cominciando a suonare la chitarra. I suoi testi parleranno inizialmente proprio della realtà della classe operaia, che veniva sfruttata senza scrupoli da chi deteneva un certo tipo di potere. Nel 1967, con il nome Rod Rodriguez, pubblicò il suo primo singolo, I'll Slip Away, con la casa discografica Impact. Il singolo passò praticamente inosservato ed il cantautore continuò a suonare per pochi intimi nei locali dei sobborghi di Detroit, finché nel 68 fu notato al Sewer dal produttore della Sussex Records, Mike Theodore, che in un secondo momento portò con lui anche il chitarrista Dennis Coffey. Nel 1970 Theodore presenta Sixto a Clarence Avant, ex capo della Motown Records, a quel tempo la più prestigiosa casa discografica di Detroit e non solo, che aveva fondato la sua etichetta indipendente, la Sussex Records. Sixto venne messo sotto contratto e pubblicò il suo primo album, Cold Fact. Per molti era il nuovo Bob Dylan, anzi ancora meglio di Dylan, ma inspiegabilmente Cold Fact fu un flop clamoroso. La Sussex decise di riprovarci l'anno seguente con Coming From Reality, un disco decisamente più maturo e ancora più sorprendente rispetto all'esordio. Tutti si aspettavano grandi cose da quel secondo album, ma non successe praticamente nulla. Anche quel disco fece un buco nell'acqua. Due settimane prima di Natale, Rodriguez venne licenziato dall'etichetta, mentre stava lavorando sulle canzoni che avrebbero fatto parte del suo terzo disco. Quel licenziamento fu in qualche modo una profezia che aveva preso corpo nei versi di Cause, uno dei brani di Coming From Reality, perché ho perso il lavoro due settimane prima di Natale e ho parlato con Gesù al Sewer e perché il Papa ha detto che non era compito suo. Dopo l'ennesima dipartita, di Sixto Rodriguez si persero le tracce. Siamo venuti a conoscenza di quel periodo solo negli ultimi anni. Il cantautore aveva cominciato a lavorare come carpentiere e come muratore in vari cantieri e praticamente viveva come un senza tetto nei sobborghi di Detroit. Fortunatamente era riuscito per soli $50 a comprarsi ad un'asta giudiziaria una casa mal ridotta, nella quale ci avrebbe vissuto fino alla sua morte. Nel frattempo gli americani si erano dimenticati completamente di lui, il suo nome non aveva fatto breccia ed i suoi dischi erano passati nel dimenticatoio. La sua carriera era praticamente finita. Siamo negli anni 90, quando una ragazza americana andò in vacanza in Sudafrica insieme al suo fidanzato. Per qualche assurdo motivo e per un gioco perverso del destino, la ragazza aveva portato con sé la musicassetta di Cold Fact, il primo album di Rodriguez. Qualcuno del luogo la sentì mentre suonava nello stereo della coppia e chiese loro dove poter comprare quell'album meraviglioso. Quel qualcuno si accorse presto che Cold Fact era impossibile da reperire in Sudafrica. Non si trovava da nessuna parte, però riuscì a duplicarsi la cassetta
cassetta grazie alla gentilezza della ragazza americana, e da quella copia ne scaturirono tantissime altre che cominciarono a circolare freneticamente. I ragazzi sudafricani impazzirono letteralmente per Rodriguez e fecero a gara per cercare di avere la sua cassetta doppiata. Si era in piena apartheid e i testi di Sixto sembravano scritti apposta per loro. Inneggiavano alla libertà, alla fratellanza, all'unione dei popoli. In brevissimo tempo Rodriguez divenne il cantante più popolare del Sudafrica, diventando più celebre di Elvis Presley, dei Beatles e dei Rolling Stones. Ma nel contempo iniziarono a circolare tantissime leggende su di lui. Si narrava che era morto suicida dopo un concerto in cui fu pesantemente criticato e fischiato dal pubblico. Qualcun altro raccontava che si era sparato sul palco, altri che addirittura si era dato fuoco cospargendosi di benzina davanti a tutti. Insomma, il nuovo idolo del Sudafrica era sicuramente morto, ma la sua fama stava crescendo in modo esponenziale. Alcune etichette locali non persero tempo e decisero di contattare la Sussex Records, riuscendo ad ottenere i diritti di ristampa dei suoi due album. Rodriguez però era assolutamente ignaro di tutto quello che stava accadendo nel Sudafrica, anche perché i diritti d'autore delle sue canzoni venivano incassati a sua insaputa da Clarence Avant. In breve tempo furono vendute milioni di copie, nonostante il divieto del regime militare dei segregazionisti di Peter Willembotta censurava tutti i dischi che inneggiavano alla ribellione, alle droghe o a qualsiasi altra forma di libertà. Le canzoni di Sixto divennero in breve tempo il simbolo della lotta contro l'apartheid. Il governo fece addirittura sparire la canzone Sugar Man dall'album Cold Fact, quella che più esplicitamente inneggiava le droghe, scorticando la traccia dal vinile in loro possesso che si trovava nell'Archivio Nazionale della Musica. Ma questi divieti non fecero che alimentare ancor di più la curiosità dei giovani sudafricani, che volevano a tutti i costi assaggiare quel frutto proibito, e così facendo fecero schizzare verso l'alto le vendite dei dischi. Ma l'alone di mistero intorno a Rodriguez continuava a crescere. L'unica cosa che sembrava certa era che l'artista era morto in circostanze anomale. Nel 1996 un fan ed un giornalista decisero che era arrivato il momento di scoprire di più sulla vita del loro idolo. Inizialmente scrissero una lettera al giornale britannico Q Magazine, in cui chiedevano informazioni su un cantante americano chiamato Rodriguez, che aveva composto le sue opere in prigione e che si era suicidato sparandosi sul palco. Grazie all'avvento di internet, il duo continuò la ricerca creando il portale The Great Hunt Rodriguez. Ma non solo, partirono da Pretoria per recarsi nei luoghi descritti da Sixto nelle sue canzoni, andarono ad Amsterdam, a Londra e a New York, non trovando però nessuna traccia evidente che potesse ricondurli al cantante. I due ragazzi stavano per abbandonare la nave, quando uno di loro, ascoltando in macchina Inner City Blues, si accorse di un verso che non avevano notato prima, in cui Rodriguez faceva riferimento a Dearborn, una cittadina vicino Detroit. Dearborn era il luogo dove aveva sede la Motown e anche la Sussex Records. Le ricerche ripresero dal Michigan e finalmente i due riuscirono a parlare telefonicamente con gli uomini giusti, Clarence Avant, fondatore della Sussex, e soprattutto con Mike Theodore, primo produttore di Rodriguez. Avant fu molto vago nel raccontare di Sixto, per via dei diritti che aveva incassato avidamente dalle tre etichette sudafricane all'insaputa dell'autore. Fu evasivo e molto sbrigativo, liquidandoli con poco battute. Theodore invece fu molto contento di poter raccontare loro tutto quello che sapeva su quel talento straordinario, ma le domande che gli posero lo lasciarono di stucco. Com'era morto Rodriguez? Si era davvero sparato sul palco o si era dato fuoco in pubblico? O forse era morto in prigione? La risposta di Theodore lasciò i due sconcertati. Morto? In che senso morto? Rodriguez è vivo e vegeto e abita a Detroit. Per 25 lunghissimi anni tutto il Sudafrica aveva creduto che il proprio idolo nazionale era passata a miglior vita ed invece si trattava solo di una leggenda metropolitana. Rodriguez era vivo ed in ottima salute. Era di per sé una notizia incredibile e sconvolgente al tempo stesso. Ma i due porsero un'altra domanda fondamentale al produttore. Ma lei lo sa che Rodriguez vende milioni di copie in Sudafrica da ben 25 anni? Theodore rimase sconvolto da quella notizia. Non aveva assolutamente idea della fama che Rodriguez aveva raggiunto lontano dall'America, dove era rimasto un perfetto
sconosciuto. Nel frattempo, il sito web realizzato per raccogliere informazioni sul misterioso cantautore aveva ricevuto un messaggio altrettanto sconvolgente dalla figlia di Sixto Rodriguez, la quale mise a disposizione il proprio numero telefonico per poter dare qualsiasi notizia sul padre. A quel punto Rodriguez incontrò volentieri i suoi due sconosciuti fan e scoprì di essere diventato una leggenda, non solo per loro, ma per una nazione intera. In tutti quegli anni l'ex musicista aveva continuato a lavorare incessantemente, spezzandosi la schiena e vivendo nella miseria, nonostante avrebbe potuto essere molto ricco se solo avesse ricevuto quello che gli spettava dalla Sussex Records. Sixto decise all'istante di non chiedere nulla all'etichetta e mai si rifarà su nessuno per quello che gli era stato sottratto. Nel frattempo, quei due ragazzi, presi dall'entusiasmo e dalla gioia, gli proposero di andare in tour in Sudafrica. Con qualche incertezza e con moltissime perplessità, l'artista accettò volentieri. Sbarcato a Città del Capo nel marzo del 1998, Rodriguez venne accolto come un eroe nazionale. Nella sua mente si era fatta strada la convinzione che ci sarebbero state al massimo una ventina di persone ad assistere ai suoi concerti. Tra l'altro, Sixto era andato in Sudafrica senza una band ed aveva imbarcato solo la sua chitarra acustica. Per questo decise che ad accompagnarlo sarebbero stati i ragazzi di una band locale. Quei primi sei concerti andarono tutti sold out. Migliaia di fan lo ripagarono in un colpo solo di quei 30 anni di anonimato. Per il Sudafrica era come vedere Elvis o Jim Morrison resuscitati. Molti avevano pagato il biglietto, ma non credevano minimamente che avrebbero davvero visto il loro idolo su quei palchi. Pensavano che era tutta una messa in scena, una truffa creata ad hoc, una presa in giro, ma decisero che comunque valeva la pena esserci. Quando lo videro realmente esibirsi, la stima e l'amore per Sixto crebbe ancora di più. Quel dio dai tratti indio era ritornato dall'inferno solo per loro. I soldi guadagnati per quel mini tour, Sixto li regalò alla famiglia e agli amici. Tornato a Detroit, riprese a fare l'operaio e continuò ad abitare nella sua casa fatiscente in periferia, con un divano scassato per letto. Treats me slow. My statue's got a concrete heart, but you're the coldest bitch I know. In the factory that you call. Ogni tanto faceva vedere ai colleghi dei cantieri le foto dei suoi concerti con folle oceaniche ad ascoltare la sua musica. Però nessuno gli credeva, pensando che le immagini fossero state ritoccate al computer. Ma i suoi colleghi si convinsero una volta per tutte quando nel 2011 il regista svedese Malik Bendjelloul si innamorò di quella storia e decise di realizzare un docufilm sulla sua vita, Searching for Sugar Man. Nel documentario il regista raccontò l'incredibile avventura dei due ragazzi che non avevano abbandonato per nessun motivo l'idea di ritrovare Sixto Rodriguez, l'idolo del Sudafrica. Il docufilm uscì nel 2012 e l'anno dopo vinse il premio Oscar come miglior documentario. L'America finalmente si accorse del cantante ed il suo nome iniziò a circolare anche nel paese che lo aveva ignorato per oltre 40 anni. Ma Sixto non importava più. Continuò a vivere nella sua casa alla periferia di Detroit, suonando qualche canzone solo per gli amici più intimi. Il regista Malik Bendjelloul invece raggiunse la notorietà internazionale grazie all'Oscar e la sua carriera sembrò finalmente decollare, ma la depressione che lo aveva accompagnato fin dall'adolescenza lo porterà via nel maggio del 2014. Malik morì suicida gettandosi tra le rotaie della metropolitana di Stoccolma. Sugar Man se n'è andato l'8 agosto del 2023 all'età di 81 anni, lasciando al mondo non solo le sue tre figlie, ma anche un patrimonio musicale di rara bellezza. Sixto Rodriguez deve essere ricordato non solo per le sue splendide canzoni, ma soprattutto per l'uomo onesto che è stato. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend.